Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Violetto. Nello scorso video ho affrontato il dominante dei sismi e era Donphan Paradosso. Confitto in 4 e 4-8, oggi invece sono a Leudapoli per prendere la mia nuova medaglia. Dunque, dove si trova Leudapoli? È facilissimo, si parte dalla Ostazones, scendete qui, arrivate qua in spiaggia, la zona d'acqua qui è molto bassa, potete attraversarla a piedi o in groppa a Miraidon e Coraidon, e poi risalite qui. E boom, siete arrivati a Leudapoli. La capopalestra Kissara ha un livello di sfida non indifferente se l'affrontate subito dopo l'Ostazones, quindi mi raccomando, veniteci preparati. Oh, e qua si trova la palestra, o meglio, l'edificio che ci permetterà di iscriverci alla sfida in palestra. Ok, ehi, hey, abbiamo un personaggio strano alla reception. Oranzio! Oh, chi si vede? Link! Buongiorno, professore e Super 4. Ho sentito dire che stai facendo il giro delle palestre. Oh, aspetta un po'! Ma che sei, Piscaro, di cui stanno a parlare tutti? Salve, e lei chi è, buon uomo? Devi essere una cifra forte, allora! Mi raccavo! Oh, a cosa, te presenti? Sta a fare modesto, stai. È bravo, gnappolo. Lei si chiama Capsi. È una lei? Scusi, signora. O signorina. Piacere, Niso Capsi. Però è romanaccia. Questa bellezza che mi ritrovo mette la gente in soggezione. Sì, passabile. In soggezione, con due Z? Ah, si stava a prendere per il culo da sola, bene. Però tranquillo, è mica mozzico. È fatta così, gli piace scherzare. Ma è anche lei uno Super 4 come me. E per forza, con quei capelli. Ma chi scherzava? Lasciamo perdere, va, comunque. A prima vista mi pare in biscella abbastanza interessante. Per forza, è uno dei migliori studenti della nostra accademia. E che non lo so. Occhio che il giro delle palestre comincia a farsi tosto la prima metà. Mi raccomando però, te non te fermà. Guarda che ti aspetto all'esame dei campioni. Quindi vedi che poi fai superare le palestre che ti restano da superare, capito? Va bene. Salve, oh, mi voglio iscrivere alla palestra. Oh, fa parlare pure a me, romanaccio. Mamma mia. Per affrontare la capopalestra, chi sarà? Dovrai superare l'esame della palestra. Consiste nel partecipare a un programma di Kissara. È una vlogger, è anche una vlogger. Partecipa al suo show come ospite e aiuta ad aumentare le visualizzazioni e ricevere tanti mi piace. I likes! Quando uscirà ti sarà tutto più chiaro. Guarda, ne farei anche a meno, Non posso arrivare a fare io lo youtuber, devo fare pure questa qua, devo aiutare. Ma come se... io non lo so la gente come se pensa di campà. E allora, elettrine ed elettrini, eccoci, è arrivata l'ora di Ma chi sei TV? O TV? Sì. Ah, lei è tipo in sovrimpressione, no perché mi sembrava una nana. Oi là, salve salve, buenos day, arrendetevi alla mia elettrotela. Vi chiederete, ma chi la conosce? Chi sarà? Bingo, sono chi sarà. Certo, perché chi sarà? Vabbè. La capopalestra? Buenos day a te? Niente, sarà fermato. Tutta tremolante, buona. Parli già chi sarese, chi se l'aspettava? Chi sarà? Non lo so. Magari sei un po' spiazzato dalla situazione, ma tranquillo. Tanto siamo già live, cheese. No. Devi fare così. Carissimo sfidante, grazissime per essere venuto qui alla palestra di Leudapoli per incontrarmi. Ho girato un po' Leudapoli per conto mio, carinissima come città. Sono super mega felicissima, ma sai com'è, sono una celebrità, quindi sono un sacco impegnata. Già. Perciò collaboro solo con chi può aiutarmi a diventare pop. Volevo dire, collaboro solo con chi ha il voltaggio e l'entusiasmo alto. Il che significa che se vuoi fare una lotta top con me dovrai aiutarmi a viralizzare questo video. Ah, quindi non è una live? Ti vedo bello carico. Beh, ho giusto un piano nella manica. Ora te lo spiego. E con quelle maniche immagino quanti ne avrai. Signor passante, si faccia avanti. Guarda, tutto preciso, presidente. Oi, boh, che coincidenza fortunata di incontrarla qui, mio giovane Link. Colpo di scena, elettrini. Sembra che lo sfidante è il nonnetto. Il signore si conoscono già. Com'è piccolo il mondo. E dire che l'ho reclutato per strada solo perché mi dava un certo vibe. La prego, così mi lusinga. Ma torniamo a noi, Link. Quello che dovrei fare è giocare a nascondino con il signorotto qui presente. Un signorotto che si fa vanto del santo attaccato sul cruscotto. Caparezza. Ho chiamato questo esame caccia ad alto voltaggio. Trova il nonnetto di passaggio.
lui annuisce perché fa il bravo e annuisce. Carini e coccolosi. Secondo te va bene? Non è che poi qualcuno lo trova offensivo, non vorrei reazioni negative. Oggi tutto quanto è offensivo sul web, stai tranquilla. Non posso certo girarmi indietro, dopo tutto quello che la Lega Pokémon fa per la scuola. Ah, passano le mazzette! Birbante! Detto ciò, spero che avrà riguardo del suo preside. Come è corso via? Quello è l'esaminatore di Hunter Hunter, quello della prima prova, che corre 80 km. Vediamo come siamo messi con i preparativi. Signor passante, tutto a posto? Pronto a partire quando vuole lei, signorina. A quanto pare possiamo cominciare. Da qualche parte in questa immagine si nasconde il signorotto che sappiamo. Sgrana gli occhi con un Magnemite e scansione dintorni per trovarlo. Beh, direi che si inizia, pronti? Via! Lei parla un po' veloce perché è una blogger, streamer e quant'altro, quindi deve essere molto veloce perché deve parlare di tante cose. Guarda, l'avevo già visto durante il dialogo. Per bacco sono stato scoperto. Qual fellone. Link, ascolti il signor passante. No, non ci credo, ma cos'è la vista raggi X? Che forza! Allora, prima di passare al prossimo giro, lascia che ci metta anche il mio zampino. Dovrei lottare contro il mio fan. Poké fanatico, è il tuo turno! È così che si fa, giusto? Non sono uno streamer, ma sono semplicemente un videomaker. Sono disoccupato. Avanti, let's go! Facciamo canzone ardente! Fammi vedere sta storia del microfono. Boh. Bello, mamma mia, canzone ardente è bello come attacco. Davvero bello. Un super mega trionfo e il nostro sfidante è al top della forma. Passiamo all'inquadratura successiva. Vediamo un po' dove sta il preside qui. Già l'ho visto. A far da sponda la prossima caccia all'uomo sarà il nostro amato centro Pokémon. Chissà perché centro Pokémon. Wow, che zoom incredibile. Ma tu guarda, io che credevo di essermi mimetizzato alla perfezione, invece no, ti sei mimetizzato male. Il signor passante è stato beccato per la seconda volta. Grande, credo che ci vuole per sbancare. Non credo. Beh, prima di passare al prossimo giro, lascia che ci metta di nuovo il mio zampino. Dovrei lottare di nuovo. Poké fanatico, fatti vedere. Dannazione. Non posso permettermi di perdere davanti alla nostra Queen. Hanno proprio abbracciato il modo di parlare dei giovani. Io ormai ho 30 anni, non sono 31 anni. Non sono più tanto giovane. Praticamente lui è un simp. Lui dà ogni stream da 100-200 euro a chi sarà. Però chi sarà non lo nota, mi dispiace. Ecco poi l'ultima location, teatro di lotte Fulmicotone, all'arena della città. Riuscirà il nostro aspirante a trovare Garf? Sto già cercando. È il nonnetto in mezzo a tutta sta gente, ormai è il nonnetto, vai via. Uè, zoom 4x, oh, questo è 4K, attenzione. Oibo, mi hai trovato di nuovo. Lei è degna di tutta la mia ammirazione. Mi auguro che dedicherà alla ricerca dei tesori lo stesso impegno che ha riservato a questa ricerca. In giro per Paldea ci sono degli strani paletti che servono ad aprire altrettante strane porte. Che siano quelli i veri tesori? Adoro, grazie a te il numero di iscritti al mio canale ho avuto nell'altro impegno. Volevo dire, congratulazioni, hai superato l'esame della palestra. Ah, è stata una sfida di 10.000 volt, Jumanbolt. Sì, praticamente sarebbe un attacco Pokémon, Jumanbolt. Gli elettrini di tutto il mondo sono carichissimi. Il mio intuito mi dice che affrontandoti i miei video farebbero un salto di qualità. Ti faccio da videomaker. Quindi quando sei pronto vai a parlare con lo staff all'entrata Miracco. Non rifiuterei mai un'altra collab con te. Guarda. Ok. Ok. E allora? Elettrine ed elettrini, siete pronti? Ok, sono tutti quanti pronti, sembra. Concorrenti a punta. Arrendetevi alla mia elettrotela. Ma gli occhi, che succede agli occhi? Arrendetevi alla mia elettrotela. Vi chiederete, ma chi la conosce? Chi sarà? Bing, sono chi sarà? Buenos day. Buenos day, che te devo dire? Ah, ora capisco una cosa che intendeva Q. Riddler Q diceva che il vestito di Kisara è trasparente. Sì, lo è. Il voltaggio sale a 1000 perché è l'ora di Ma chi sei TV? Aveva ragione, è un po' trasparente. Non va proprio bene.
Lo sfidante di oggi è un allenatore tosto, così tosto che non mi stupirei se fosse capace di acchiappare al volo un Battrel. L'ho fatto. Cari elettrini, ecco a voi Link! Yay! Che tra l'altro, se la cattura fosse rimasta come Arceus, sai che figata prendere Battrel a volo. Ma io mi chiedo, sta tipa è tutte gambe? È solo busto e gambe, non ha pancia, niente, solo qua da mezzo busto, tutte gambe. Che ci racconti Link? Facci un commento a caldo. Che ansia, mamma mia. Ti sei dimenticato la sicurezza a casa? Ma dai, lo so che è tutta scena. Allora si comincia? Morito dalla voglia di vedere la vostra chissara in una lotta top, giusto? Giusto, però se è giusto. Siete tutti impazienti, eh? Ah, un grazie al El Elettrico per il suo contributo. Chi è El Elettrico? Dai, si va allora, vediamo un po' quanto sei capace di reggere la tensione elettrica. Perché ovviamente non riesce a prendere bene con il cappotto. Quindi mamma mia. Non deludere i miei fan, ok? Vogliono una lotta top d'Electroshock. Non vado subito in terra. Oddio, livello 23. Debolina. Pensavo più forte. Ok, il prossimo è Luxio. No, continua a lottare, ci sono ancora, ci sono. Voglio vedere il suo Belly Bolt, dato che ce l'ha. Allora, vediamo un po'. 23, oddio, pensavo molto di più livello. È debole allora. Ecco perché puoi affrontarla subito dopo lo Stazones. Ora capisco. Vabbè, me la faccio easy allora. Pensavo fosse più forte perché i selvatici non è che siano deboli qui, eh. Il capopalestra è qualche livello sopra. E quindi ti fai un'idea di quello che può essere il livello del capopalestra con i selvatici. Però non sono malaccio qui, quindi pensavo tipo livello 30 almeno. Almeno il più forte, però. Vado in terra. Perché almeno diamo spettacolo. Bella canzone ardente, mamma mia. Che bella. Ciao Belly Bolt, sei stato un Pokémon eccezionale. Si carica, ha perso. Poi chi sarà anche lo sponsor lì di Machi 6 TV. Che poi è lei in realtà Machi 6 TV. Ah, mi sa che qui si mette male. Elettrini, fate il tifo per me. Mi Smagius Tera. Bello, Tera Elettro. Accidenti, lampadinetta, fa vedere a tutti quanto siamo luminosissimi dentro. Ah, accendi, non accidenti. A dormire. Vai a dormire, chi sarà? Sei piccola ancora. È troppo tardi per te, vai a dormire. Ma Game Freak, ma che cacchio hai combinato? Cioè, ragazzi, è trasparente per davvero, mio Dio. Censuro tutto, censuro. Hai brillato più di 1000 lampi. E c'aveva ragione davvero. Via! Dio santissimo, è piccolina lei. Oh. È minorenne. Oddio, sicuramente ha 16-17 anni, però è ancora minorenne. Si aggiudica la vittoria allo sfidante Link. Anche se streamer e capopalestra, no, dovrebbe essere maggiorenne. Però è una loli, quindi no. Mi brucia ammetterlo, ma sorpresa, ho perso. Grazie a tutti i miei fan per il tifo. Link, sei un grande. Ce ne vuole per battere la capopalestra più seguita sui social.
Certo, perché non ci sono né Sabrina, né Erika, né tutte quante le altre capopalestre donna sui social, ci sei solo tu. Quindi sei l'unica scelta disponibile. E questa è la differenza tra poter e volere. Quindi voglio farti un regalino, la mia medaglia. Però oh, se lei se la crede, ben venga. E elettrine che ci seguite da casa, preparatevi a fare uno screenshot. Createvi una bella cartella nella vostra mente e fatevi una copia di backup di questo memorabile momento. Guarda, lo faccio io. Contenta, l'ho fatto io lo screenshot. Ora ce l'ho per sempre. Con 4 medaglie delle palestre, i Pokémon fino al livello 40 si faranno catturare più facilmente e ti danno retta. Ho catturato, tesoro bello, un Donphan solco ferro al livello 45, quindi non mi serve il livello 40. Con questa foto sul profilo e pollice assicurati. Il pollice, i like. Spolliciate, quindi ha senso pollice. E per ringraziarti ho un altro regaluccio per te. Un MT. MT, scritto MT, che fastidio. Mio Dio, basta, chi sarà? Oddio, chi è che gioca a Pokémon Violetto? I Pokémon farmacia indietro, sì, salto della Quai. E a tutti voi che ci guardate, se la nostra lotta vi ha dato una scossa, mettete un mi piace e iscrivetevi al mio canale. Elettrini, arrendetevi alla mia elettrotela! Vi chiederete, ma chi la conosce? Chi sarà? Bingo, sono chi sarà la streamer elettrica, voglio tagliarmi le vene. E ci vediamo alla prossima. Era quindi inquadratura lì. Finale. Vabbè, andiamo avanti. È insopportabile chi sarà. Mi dispiace, ragazzi. Mi piace chi sarà bene. Io lo trovo insopportabile. Parla troppo, ecco. Questa è la verità. È appena finito. Bravo. Questa è la tua quarta medaglia. Ormai strepitoso. Sei arrivato a metà strada. Stai migliorando a vista d'occhio. Vorrei tanto mantenere la tradizione e proporti una bella lotta seduta stante. Ma stavolta non posso. Purtroppo la squadra di Pokémon che ho con me adesso è pensata appositamente per affrontare questa palestra. Per lottare con te schiererai i miei Pokémon migliori, quindi stavolta passo. Scusa Link, mi dispiace davvero un sacco. Spero mi perdonerai! Sì! Sì, ti perdono. Ok, medaglia presa, la prossima volta farò un altro Pokémon dominante, il penultimo. In modo insomma da prendere un'altra abilità. Quindi, beh, che vi devo dire? Vi ringrazio per aver seguito il video, non ho altro da fare ora al momento. Vi ricordo come sempre che in descrizione trovate tutti quanti i link utili e se ancora non siete iscritti al canale fateci un pensiero che tanto è gratis e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!